leader della Lega attacca a muso duro Bruxelles. Incalza le istituzioni sulla sospensione del trattato di Schengen. Quando lo sosteneva la Lega era razzismo. L'Unione Europea è bloccata. Al limite della paralisi. E questo, purtroppo, non è una novità. Mentre il mondo si danna per risolvere il problema con quattro o navi quattro Stati Uniti, Bruxelles fa spallucce. Soprattutto se è l'Italia a parlare. Questo particolare non sfugge a Matteo Salvini e a tutto il centrodestra. Noi ad accordi con Troika o MES senza coinvolgere Camere. Tuona il leader leghista che approfitta per colpire al cuore il lavoro del governo in emergenza ormai da settimane. A non convincerlo le misure economiche adottate nell'ultimo decreto. È urgente migliorare, cambiare il decreto cura Italia anche perché la borsa ha perso 300 miliardi nell'ultimo mese e sono soldi che stanno uscendo dalle tasche degli italiani. Poi torna a picconare l'UE, non vorremmo che qualcuno stesse prendendo accordi a Bruxelles. E parlo del MES, della Troika e del Fondo Salva Stati, senza che i parlamentari che rappresentano gli italiani siano coinvolti e ascoltati, fa sapere. Si sofferma sulla sospensione del trattato di Schengen. Chiudere i confini. Oggi tutti i paesi in Europa lo stanno facendo, ma quando lo sosteneva la Lega dicevano che era razzismo. Loro sì e noi no, è questa l'Unione Europea? Questa la domanda che si pone Salvini. Il terrorismo e il contenimento dei flussi migratori sono stati i principali argomenti per cui negli ultimi anni si è chiesta la sospensione di Schengen. Fra le più recenti, e discusse, chiusure dei confini quella operata dalla Francia dal 14 dicembre 2015 al 27 marzo 2016 a seguito degli attentati del 13 novembre 2015 a Parigi. E dalla Germania, dal 13 settembre 2015 al 13 febbraio 2016, per limitare l'immigrazione. Sembra essere passata una vita, eppure, risalgono a solo pochi anni fa. Ma è ora l'emergenza con quattro navi quattro Stati Uniti a mettere a dura prova uno dei pilastri dell'Unione. Oltre alla chiusura verso l'esterno, sono otto i paesi, Austria, Ungheria, Repubblica Ceca, Danimarca, Polonia, Lituania, Estonia e Germania, che hanno notificato alla Commissione l'introduzione di controlli alle frontiere interne. Più Svizzera e Norvegia che, pur non essendo membri UE, appartengono alla zona Schengen. Le misure attuate sono le più diverse, dai semplici controlli sanitari su chi entra, come il rilevamento della temperatura corporea, al divieto totale di ingresso per chi non è residente. Ma torniamo a Salvini. La Lega chiede la convocazione immediata del Parlamento, deputati e senatori. Come tanti altri italiani che sono al lavoro in queste ore difficili, anche i parlamentari devono andare al lavoro. Il decreto che è uscito dal governo, cui abbiamo dato tanti suggerimenti, è solo un primo passo e non basta. È impensabile per Salvini far pagare le tasse a tanti italiani già questo venerdì. È impensabile che 600 euro per i lavoratori autonomi, precari, stagionali,
interinali siano sufficienti. È impensabile che buona parte del personale scolastico sia costretto ad andare a scuola. Ed è inaccettabile lo svuota carceri. Mentre si arrestano gli italiani che escono di casa, si pensa di fare uscire 5.000 carcerati, fra cui spacciatori, rapinatori, ladri, truffatori. È urgente migliorare, cambiare questo decreto.